Ringraziamo per la domanda. In effetti, quando la Chiesa Valdese si forma e si organizza, quando aderisce alla Riforma nel 1532, la città di Ginevra è ancora cattolica, Calvino non ha ancora iniziato il suo lavoro di riformatore, quindi i valdesi aderiscono non a un movimento specifico, ma al movimento generale della Riforma, di cui condividono i principali ideali, che sono la sola grazia, la sola fede, la sola scrittura e la sola mediazione di Cristo fra Dio e gli uomini. In seguito, i valdesi troveranno in Ginevra due cose essenziali. La prima sarà il polo culturale, dove potranno formarsi i loro pastori, alcuni loro intellettuali. La seconda è che Ginevra diventerà una città rifugio per i moltissimi protestanti perseguitati nei paesi a maggioranza cattolica, e quindi questo collegamento diventerà via via sempre più stretto, anche perché i valdesi avevano molti punti di contatto con i riformati francesi, la lingua in cui si esprimevano era il francese. Bisogna però dire che i valdesi, neanche nei periodi di grande polemica tra luterani e calvinisti che ci sono stati nel 1600, vennero mai esclusi né dall'una né dall'altra famiglia, perché vennero riconosciuti come la Chiesa Mater Reformationis, che esisteva cioè prima della Riforma. Tant'è che nei periodi di grosse persecuzioni che i valdesi subirono, vennero ospitati indifferentemente in paesi sia riformati calvinisti che in paesi luterani. Ultima annotazione: oggi questa differenza tra luterani e calvinisti è soprattutto di tipo storico, perché vi è piena comunione fra questi due rami del protestantesimo.